Signore Ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio Sant'Elia di Cagliari, dove sta per avere inizio la partita tra Cagliari e Inter, valido quale semifinale d'andata di Coppa UEFA. Grande attesa a Cagliari e in tutta la Sardegna per questa partita che segna un storico traguardo per il Cagliari. Per la prima volta la formazione isolana giunge alle semifinali di un Coppa UEFA. Corretta. Orlando Sosa dentro Bergkamp, si gira l'olandese, ha avuto per un attimo la possibilità del tiro, cerca spazio, è costretto ad allargarsi da fuori ad Orlando, il cross, lo stacco di testa da parte di Fontolan e l'Inter è in vantaggio. Fontolan porta in vantaggio l'Inter dopo 6 minuti e mezzo di gioco alla Sant'Elia. 1-0 per l'Inter, rivediamo, vedete il cross da parte di Orlando e tra due avversari Fontolan indovina il colpo di testa che scavalca inesorabilmente Fiori portando in vantaggio l'Inter. Il cross di Pusceddu lungo, il rinvio di Massimo Paganin, la palla a Napoli, largo su Sanna, gli si avvicina ancora Massimo Paganin, Allegri, Allegri si gira ottimamente, segna il pareggio Oliveira. Velocissimo movimento di Oliveira che deffa la difesa dell'Inter e porta in parità il Cagliari. 11 minuti di gioco, Oliveira 1-1. Manicone, Bergomi. Ancora Manicone in posizione di ala destra, varco per l'Inter, chiude però Pusceddu, converge Manicone, il tocco è per Sosa, la palla sul destro, il gol! Gol dell'Inter al 16esimo. L'Inter ritorna in vantaggio con gol di Ruben Sosa, tipica azione di contropiede e vedete le feste sulla panchina dell'Inter con il destro, probabilmente c'è stata anche una deviazione. Napoli, Primiti, Santi, Napoli, cross, il colpo di testa e la palla in gol, ha segnato Criniti, ha segnato Criniti, il nuovo entrato, 2-2, 36esimo del secondo tempo, 2-2, Criniti per il Cagliari. Lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Zenga, Criniti, che vedete si è anche tolto la maglia. Una grande Inter. Sì, diciamo che Inter un po' in Coppa si trasforma un po', stiamo andando in vantaggio, mi dispiace perché loro stanno giocando pure bene, speriamo di continuare così e almeno finire due, sul 2-1. Attenzione, gol invece, gol da parte del Cagliari. Ruben, cosa cambia così a caldo? E ha segnato Pancaro, Pancaro il nuovo entrato, mosse vincenti di Giorgi, ha mandato in campo prima Criniti, poi Pancaro e proprio i due nuovi entrati hanno segnato. Ora la situazione è di 3-2. Adesso cambia molto, loro Cagliari giocando fuori casa gioca meglio, allora il perdere questa partita ci mette a vincere la casa tranquillamente, però è difficile, il Cagliari sta giocando molto bene, speriamo di... di palla Criniti. Il fischio dell'arbitro che sanziona la vittoria per 3-2 del Cagliari, ora Capitta e ha raggiunto la parte opposta del campo, vedi Antonio se riesce a raccogliere, esatto, ancora qualche dichiarazione. Certo, stiamo rivedendo il gol con il quale il Cagliari nel finale è ripassato in vantaggio, vai pure Antonio. Bruno Giorgi, sì. È un miracolo e un sogno, che cosa è stato? Sono stati i cambi della disperazione, sono andati bene i cambi e allora adesso gioiamo e facciamo gioire almeno per questa sera. Grazie Bruno. Marini, non te l'aspettavi? Beh, due parole puoi dirle però. D'accordo la delusione, grazie, molto gentile. Nessuno, Marini come vedi non vuol parlare e io sono rimasto solo qui, sono usciti tutti e ti restituisco la linea. Molto bene, abbiamo comunque raccolto al volo alcune dichiarazioni, in particolare Giorgi ha sottolineato quanto già...